fantastico mondo delle uova. Vediamo un pochettino che cosa ci ha portato Antonello Paparella, microbiologo alimentare. Buongiorno. Benvenuto, come va? Allora, non parliamo adesso di uova, proprio solamente uova, perché le conosciamo molto bene. Parliamo invece di tutti questi altri prodotti. Prego. Altri prodotti nuovi, abbiamo portato un po' di novità, a partire dall'uovo, per esempio, che tu vedi qui, che è un uovo pastorizzato. Sì. Quindi ecco, un uovo liquido, si trova sia come rosso che come bianco che come misto. Questo è il misto d'uovo pastorizzato. E viene utilizzato per? Viene utilizzato molto, si trova anche nei supermercati per preparare le creme. Ok. È già pronto. Quindi più veloce. Sì. Ok. Subisce una pastorizzazione sicuro? Molto delicata. Sicuro? Sì, sì, molto sicuro, perché subisce una pastorizzazione. Quindi non abbiamo problemi molto a casa. Controllate. Okay. Poi abbiamo qui le uova sott'aceto. Ma queste sono uova di quaglia così piccole? Sono uova di quaglia sott'aceto da sott'aceto. Cocktail. Sì. Quindi sono pronte anche adesso per l'utilizzo, cioè si possono certo. mangiare subito. Ma, se vuoi assaggiare. Lei le ha mai assaggiate queste? Devo dire che non amo molto i sottaceti, neanche le uova di quaglia, però... Beh, c'è qualcuno che le vuole assaggiare? No, ah, come no? Subito. Voi volete assaggiarle? No, va bene. Allora, la scadenza più o meno di quanto? Questa è lunghissima, arriva anche all'anno. Un anno? Un anno, sì, sì. Va bene. Questo poi questo è un prodotto nuovissimo, è l'uovo liotizzato, è un tipo particolare di pastorizzazione che consente di conservare il prodotto per un anno e mezzo. Viene pastorizzato tra i 40 e i 55 gradi. Cioè praticamente qui all'interno noi abbiamo solamente... Albume d'uovo. Albume d'uovo a lunga conservazione, un albume liotizzato. Senta, e questo viene utilizzato per cosa? Molto dagli sportivi, perché gli sportivi fanno un grande uso di albume, quindi così ce l'hanno già pronto. Si conserva fuori dal frigo anche. Sì, per quanto tempo? Un anno e mezzo. Ah, anche fuori dal frigo. Sì. È consigliato? Tra 0 e 25 gradi. Chiaramente più lo teniamo in frigo e più arriva all'anno e mezzo di conservazione. Poi, questo è l'uovo light. Sono un po' provato da tutti questi prodotti, però non li conoscevo. Questo è invece un uovo addensato. Light. È un light uovo addensato con gomma guar. Che significa? Che è un uovo fatto senza uova? Con pochi grassi. Pochi grassi. Pochi grassi, prevalentemente albume. È addensato con gomma guar e con gomma xantano. Va bene, quindi meglio evitare. Poi, qui cosa abbiamo? Guardate, questo è un uovo surgelato. Allora, un uovo affettabile. Ma si questo chiama lo uovo lungo. Questo, se riusciamo a vederlo anche qui, ecco, se lo possiamo anche tagliare, prego. È l'uovo lungo. Ma questo lo utilizziamo per cosa? Cioè, ma le galline non fanno più l'uovo normale? Cioè, praticamente. No. Hanno modificato la forma. Non esce così dalla gallina. No, hanno modificato la forma. Però è usato... Ho ragione o no? Cioè, adesso i bambini crederanno anche che l'uovo non è più tondo normale, l'uovo è così. Cioè, crederanno che l'uovo è così. È usato tantissimo nei bar e nei ristoranti, perché in questo modo tutte le fette sono uguali. Certo. E mentre invece se affetti l'uovo sodo, la parte terminale è diversa. Certo, assolutamente. Come viene preparato? Questo si cuoce prima in un tubo, la parte gialla, e poi in un altro tubo viene messo l'albume liquido e viene coagulato al calore. Sono ancora troppo antico io su questo. Poi, qui cosa abbiamo? Questo è l'uovo spray. Posso? Certo. Posso andare qui? Certo. Uovo spray? Uovo spray. Sono praticamente 6 uova, è solo uovo, non contiene altro che 6 uova, che vengono pressurizzate in questo contenitore. Ma da chi viene utilizzato questo? Questo anche in casa, questo è un prodotto per consumatore. Per consumatore. Perché si può conservare anche questo a temperatura ambiente. In frigorifero. In frigorifero. Per questo addirittura, questo contenitore contiene più o meno 6 uova. Vai. Sì. Ultimo, questo cos'è? E questo è l'albume in polvere, che è utilizzato soprattutto nelle pasticcerie, chi produce dolci. Questo viene conservato dove? Questo a temperatura ambiente. A casa, come se fosse direttamente la farina, assolutamente, quindi. Assolutamente, a temperatura ambiente. Dottor Paparella, ma lei in tutto questo, alla fine, quando è a casa e vuole cucinare, che cosa utilizza? Ma io utilizzo le uova fresche. Quindi quelle, da codice zero poi ovviamente, quindi galline allevate a terra, spacciolite. Non codice 3. Non ci sono a casa mia. E allora ringraziamo Antonello Paparella, grazie per essere stato con noi, microbiologo alimentare, per i consigli. Ricordiamo anche che le uova non vanno sulla porta ma vanno all'interno, giusto? Certo. Certo. Adesso Lorella Landi e noi ci vediamo domani per una nuova puntata di Una Mattina Verde.